soprattutto perché ho visto che mi sta dando i bacetti da lontano. Mi sembra il minimo. Ma com'è sta storia? No, così, sai, noi bikers, uomini duri e crudi, sì, insomma, sai. Uomini veri? Certo, insomma, via. Ora non esageriamo, dai. Anche perché forse sono una delle poche donne che ha appena varcato appunto il cancello? No, 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 fortunatamente no, perché poi, specialmente del Chianti, insomma, ce ne sono diverse veloce. Allora, facciamo vedere, Chianti Chapter, e qua, soprattutto, apri la maglietta, olè, staff, olè, quindi tu sei uno dei tanti, dei 100 o poco più ragazzi che appunto hanno organizzato no, tutto dei, questo? Dei 300. 300? Sì, fra familiari, poi amici, cugini, parenti, infiltrati vari. Che meraviglia, allora che cosa dobbiamo aspettarci da questo mega raduno e da, questo, da questa settima edizione del Chianti Hills? Tantissimo divertimento, tantissima birra, bellissime moto, bellissime, vino Chianti? Bellissime donne, no, quello qualche bottigliina, insomma, via. Qualche. Tantissimo vino, soprattutto al chioschetto del Chianti Chapter, non manca mai. Regolare, regolare, dove già io mi sono fatta un sacco di amici e dove dopo io passerò la serata. Allora, abbiamo sentito dei rombi non indifferenti, anche perché tanti amici arrivano appunto da tutta Italia. Avete già fatto un sondaggio, da dove sono arrivati? Dalla Sardegna, dalla Sicilia, quello, vabbè, quelli che abbiamo visto, poi penso comunque tutta Italia sia presente, sì. Molti anche dall'estero, come gli anni passati, Germania, Austria, anche qualcuno della Norvegia viene giù. Che meraviglia, quindi davvero un covo di amici, dobbiamo aspettarci un grande... con il dito verso di te, mi ha detto quello sì, è un personaggio che non, qua conta non ha conta sì conta. Uno, a due, bestia? Tre, quattro, cinque, no. Sei. Conta, conta. Allora, carissimi ragazzi, voi siete qua all'ingresso, il motoraduno è iniziato diciamo da pochino, insomma siamo da nel qualche diciamo. Ora, quindi è iniziato nel primo pomeriggio, adesso stiamo andando verso l'ora di cena, dove siamo all'antipasto, stiamo già sentendo un sacco di buoni profumini perché c'è una grigliata da paura questa sera, ma la gente che è entrata, cosa, così, due commenti, le loro facce. Ma facce gioiose, chiaro, mancherebbe altro. Perché? Anche perché? Perché? Non lo so, perché? Questo è il più bel raduno che c'è in Toscana. E qua, guarda, questa cosa è stata detta da tutti, quindi è diventata un po' un'affermazione. Quindi, grande motoraduno, non soltanto motoraduno abbiamo capito, nel cuore del Chianti, una bella situazione. Adesso giustamente lui con il dito, vedi, sta lavorando, io ovviamente ho fatto irruzione. Che cosa dobbiamo aspettarci? Da questo motoraduno? Da questi tre giorni di pura... La nona, la decima, chi lo sa? E voi sempre qua? Finché il capello... però insomma purtroppo ho urlato, basta troppo. basta così, ha detto qua è bellissimo, è tutto fantastico, siete meravigliosi, ciao ciao.
Allora, noi vogliamo sapere com'è andato il viaggio, siete arrivati adesso, avete tolto il casco adesso? Siamo già arrivati un po' prima, siamo andati in albergo, ci siamo fatti la doccia e siamo venuti al raduno. Mi è tornata la voce. Quindi avete avuto modo di vedere anche un po' le zone limitrofe, no? Sì, bellissimo, bei posti veramente. Primo anno questo raduno? Sì, per me sì. Per te? Secondo. Per te? Primo. Quindi guarda, dovete aspettarvi davvero una 3 giorni divertentissima, perché so che i ragazzi del Chianti Chapter hanno davvero organizzato un grande evento, quindi siete pronte? Sì. Sì. Cariche. Okay. Senti, ma i vostri uomini dove sono? L'abbiamo lasciati. Vi posso dire una cosa? Fra donne, adesso, siccome qua in Toscana, insomma, no? Sì. Ci siamo capite? Okay. Allora, camminare a 3-4 metri di distanza, ecco tipo, no? Ciao belli! Camminare a 3-4 metri di distanza dai vostri uomini.